E buonasera a tutti, ciao a tutti. Io mi connetto come tutte le sere da sola, ormai la mia regia mobile basta, non ce l'ho più, non ce l'ho più, ma va bene così perché sono diventata brava anche a fare le cose da sola. Sono diventata brava anche a decidere di che cosa parlare. Bene, oggi parliamo, come vi avevo anticipato, ecco chi ha avuto modo di vedere già il mio post di un argomento, parliamo di un argomento abbastanza increscioso, di un argomento abbastanza per alcuni casi triste, perché parliamo della cattiveria, parliamo della cattiveria degli uomini. E io ho un amico che si chiama Alberto Di Cataldo. Abbiamo anche un amico comune che si chiama Avvocato Gianni Calloni e io ho scoperto, ho fatto l'associazione non tantissimo tempo fa, che Alberto Di Cataldo aveva un papà, e dico aveva perché il papà non c'è più. Molto importante, guarda, mi emoziono quasi perché quando si parla di queste cose sono temi scottanti, sono temi molto delicati. Poi quando si parla della morte del tuo papà non è mai bello. Ma per come è morto il papà di Alberto Di Cataldo, che vi ricordo, vi dico, vi presento, essere il direttore presso la città metropolitana di Milano. Alberto Di Cataldo è stato anche direttore dell'Idroscalo di Milano. Quante cose abbiamo fatto? Quante cose avete fatto per la nostra bellissima città? Grazie, grazie Lisa, sei sempre molto gentile. Sì, abbiamo fatto parecchie cose, tra cui Tante se ne anche, faranno. esatto, sì, Milano è una grande, bella città, si sperimentano cose sempre molto nuove, adesso al di là delle difficoltà di questo periodo. Continueremo a farlo, ecco, e poi tu le racconterai naturalmente. Io le racconterò sempre e nulla, riprendendo, ecco il mio discorso iniziale, quindi abbiamo parlato anche di cose belle dello scalo, poi vi diremo anche qualche altra info su Milano, ma parlavamo di tutti i papà, anche il mio papà non c'è più e il mio papà non c'è più e io sono rimasta molto male perché comunque quando ti manca una persona cara è terribile, ti manca tutto. Ma quando le Brigate Rosse ti ammazzano tuo padre perché da sempre onestamente si è prodigato per il suo lavoro e il figlio di 19 anni, mi pare avesse Alberto in quel periodo, lo Sì. vede dal balcone, corre, io non immagino, ho la pelle d'oca nel raccontarvelo, parliamo di 40 anni fa, ma vorrei, sebbene, ripeto, un argomento molto, molto delicato, perché io ne sto parlando con te che sei suo figlio, ma raccontiamo che cosa è successo. Intanto, chi era, Francesco Di Cataldo? Allora, siamo innanzitutto nel 1978 e siamo, che questo Lisa è un particolare molto importante, siamo durante il periodo del sequestro Moro, perché quella giornata drammatica che hai tracciato è il 20 aprile 1978, quindi compreso tra il 16 marzo che è il giorno in cui Moro viene rapito e il 9 maggio in cui viene trovato ucciso. L'assassinio del papà viene proprio in mezzo, quindi il 20 di aprile. Il 20 aprile. E il papà era il vice comandante del carcere di San Vittore. Come ho anche raccontato in altre sedi, era una figura di grande riferimento, ecco, era il vice comandante, ma dagli avvocati alla magistratura, agli stessi detenuti, essendo uno dei pochi sottufficiali che, grazie alla sua capacità, non veniva trasferito quando passava di grado. Mio papà era da 28 anni nel carcere di San Vittore ed era, come si direbbe oggi, un'istituzione, ecco, quindi era Era un punto di ben voluto da riferimento tutti, per. era
Era ben voluto dai detenuti, era ben voluto dai suoi colleghi, era ben Sì. voluto da tutti. Infatti, quando le Brigate Rosse rivendicarono l'omicidio, lo fecero con un'accusa, con una motivazione talmente assurda che È così, è ancora così. oggi se ne parla. Sì, lo accusarono di quello che ovviamente è tipico dei terroristi, diciamo, siccome non sono capaci di fare nulla se non di distruggere le vite altrui in un fanatismo cieco. Il papà ha pagato, diciamo, a caro prezzo il fatto di non essere, come si diceva un tempo, un cosiddetto duro dentro il carcere, uno che picchiava i detenuti, che però Anzi. non risolveva nulla poi, no? Perché la durezza, il picchiare non serve a niente. Poi La ci torneremo cattiveria, dai, sull'argomento. la cattiveria Esatto. proprio. Così come eliminare il sistema carcerario di reclusione, come si delirava in quel periodo, non era neanche possibile. Quindi lui in mezzo cercava di rendere la vita del carcere, sia per i suoi colleghi di lavoro, sia per i detenuti, in Più particolare per i detenuti, dignitosa. più dignitosa, e lui ha pagato, il prezzo, E lui ha così pagato alto. un prezzo altissimo. Ecco, adesso qui ho anche raccolto quelle che sono le immagini di quel periodo e voi vedete già, insomma, dai colori, da come erano vestite le persone, ma il corpo rimane lo stesso nel 2020 come nel 1978, un corpo steso a terra, coperto da un lenzuolo, signori miei, questo rimane. E quello purtroppo era il tuo papà, è stato appunto su tutti i giornali, è stato a tuo padre poi sono state anche intitolate dei parchi, il carcere addirittura, appunto lo stesso carcere San Vittore. Ma chi Sì. era tuo papà? Cos'è che faceva? Tu in una lettera del Corriere della Sera racconti che lui arrivò una sera a casa con in mano uno strumento elettronico. Sì, perché lui aveva molto presente, ma poi Elisa, ecco, io tutte queste cose le ho ricostruite dopo, perché poi il papà era una persona anche piuttosto riservata. Anche per non angosciare la nostra mamma, Certo. o per non preoccupare noi, era molto attento, quindi diciamo non raccontava dettagliatamente quello che succedeva e anche le difficoltà, perché il carcere di quegli anni era un carcere molto più violento di Carcere quello duro. che conosciamo oggi. Sì, c'era una criminalità che spesso pesava molto di più. Di come succede oggi. Beh, Una criminalità diversa, sì, probabilmente. c'erano hanno raccontato molti magistrati il giorno in cui si è inaugurato, cioè si è intitolato il carcere di San Vittore, un carcere simbolo di Milano e di tutta Italia. Alcuni magistrati ricordarono anche come il carcere di quegli anni fosse un carcere dove avvenivano omicidi, dove i detenuti si suicidavano. Insomma, c'era un clima veramente molto, molto pesante e il papà cercava di alleviare, attraverso anche la ricerca all'esterno di qualche impresa che potesse dare dei lavori, da fare ai detenuti e che questo contribuisse ad alleggerire almeno un pochino La il pena, i clima. giorni, gli anni, perché poi, insomma, quello che dicevamo anche con il nostro comune amico Gianni Calloni, una pena deve essere scontata. Se uno delinque, deve pagare. E questo è sicuro, è indubbio, è una cosa normalissima. Però è altresì vero che magari a seconda della pena, a seconda di quello che hai commesso, del reato commesso, a
alcune pene potrebbero essere effettivamente terminate, scontate presso la propria abitazione, proprio per gravare meno anche sullo Stato. Lisa, il papà era una persona estremamente pragmatica, cioè sono quelle figure che ahimè mancano a volte, no? Perché così saldo nei principi, a cominciare dall'onore verso Cesare Beccaria, milanese, che scrisse quel trattato nella seconda metà del 1700, dei delitti e delle pene, saldamente milanese anche nella tradizione, cercava però pragmaticamente di alleggerire la vita in carcere, perché qui ci sono dei dati molto, molto emblematici, e cioè se dati sono del Ministero della Giustizia, se i detenuti li facciamo lavorare, si riduce drasticamente la probabilità che loro tornino a delinquere. Se non gli facciamo tenere niente, se non gli facciamo fare niente nel carcere, il carcere di fatto diventa un grande centro di formazione criminale, e quindi il 74 detenuti su 100, questa è la percentuale, tornano comunque in carcere. Ecco, come facciamo a spezzare? Potrebbe essere una maniera per reinserirli nella società, come dice Carla, effettivamente insegnando loro un mestiere, perché parliamo di quella fetta di popolazione che un mestiere non ce l'ha, che delinque perché non ha un mestiere. Diverso è chi invece delinque perché... insomma, magari anche molto istruito, fa tante cose, le fa male, e quindi sono comunque due cose diverse, credo io. Sono proprio due ambienti e due pesi diversi. Sì, 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 è così. In ogni caso, in particolare a Milano, nel carcere di San Vittore più che altrove, ma nel carcere di Bollate, nel carcere di Opera, ormai grazie anche alle tracce lasciate da mio papà e dai suoi colleghi, che fin dal... Ecco, vedete, questa è una foto a cui sono molto affezionato, perché il papà è a Londra nel 1953, perché il ministero di grazia e giustizia di allora fece un gruppo di studio, inviò una delegazione di giovani e promettenti agenti di custodia, e fecero una visita nelle principali carceri dell'Europa. E uno di quei brillanti giovani era il tuo papà. Beh sì, perché adesso poi è finita in quel modo tragico, però Lisa, io, come dire, ne sono anche molto orgoglioso, perché era certo. Uno che papà vedeva lontano, capisci? Cioè, certo. E non a caso l'amministrazione penitenziaria scelse lui e non altri. Poi i risultati si sono visti, perché se Milano, come ci dicevamo, è comunque la punta avanzata di combinare la pena con forme alternative alla detenzione in carcere, perché la pena, come giustamente tu dicevi, non va eliminata, no, assolutamente, va scontata. Deve essere chiara e netta, esatto. Però una parte di questa pena ha determinate condizioni, e se si ottengono dei segnali di disponibilità e di ravvedimento da parte del detenuto, può essere anche trascorsa, diciamo, in modo più alleggerito, in modo che poi quella persona non torna più in carcere. Insomma, sì, esatto, non torna in carcere, una volta fuori possa fare qualcosa anche di buono, perché certo. Poi insomma ci sono talmente tante cose da far fuori, che quante volte noi diciamo: ma perché non usano i detenuti, non li mettono lì a far cose? Perché effettivamente, insomma, le braccia servono, piuttosto che star lì a oziare, insomma, che si mettessero a far qualcosa. Sì. Ci sono degli ostacoli, lo dico da dirigente pubblico, facendo ecco. Anche un po' di mea culpa, perché a volte, insomma, ci incastriamo chiudiamo e ci avvolgiamo dentro delle normative che penalizzano. Però ecco, questa è una cosa difficile. Io ho fatto un'esperienza diretta, nel senso che, come tu hai ricordato,
quando dirigevo l'idroscalo in un passaggio anche un po' difficile di crisi anche finanziaria degli enti locali, noi non avevamo più il contratto di manutenzione del verde dell'idroscalo e vennero per un anno intero 10 detenuti prevalentemente dal carcere di Bollate e anche dal carcere di Opera e venivano a fare la manutenzione del verde. Ovviamente si trattava di piccola lavori di manutenzione sia del verde che piccola manutenzione edilizia, e devo dire che il lavoro fatto da questi detenuti è stato davvero notevole e li ha molto gratificati. Viene anche retribuito, viene retribuito. Sì, il lavoro. Poco, c'erano delle borse lavoro finanziate dal Comune di Milano, a cui noi c'eravamo insieme alla magistratura di sorveglianza, insieme alle direzioni del carcere. Ovviamente è stato un lavoro anche un po' complicato, perché noi italiani a volte la semplificazione è un miraggio. Ma noi però piace la burocrazia. Ecco, devo dire grazie innanzitutto a un gruppo di lavoro di persone che lavoravano con me, che erano veramente molto brave, tenaci, perché la pubblica amministrazione, poi ci sono, diciamo, dobbiamo un po' rompere i pregiudizi sulla pubblica amministrazione, c'è anche un sacco di gente che lavora e lavora bene, certo. Fra questi c'erano i miei collaboratori e pensa, Lisa, che ogni mattina loro uscivano da soli dalle carceri, arrivavano nella nostra sede di Viale Piceno e poi con un pulmino venivano portati all'idroscalo, lavoravano e poi tornavano in carcere. Ecco, questo è durato quasi un anno, quasi un anno, quindi ti do una bella notizia, perché poi alla fine credo due o tre di questi detenuti furono assunti anche regolarmente, ma che bello, vedi? Fuori dal carcere, scontata la pena, certo, fino all'ultimo, furono assunti e mi dicono che poi si sono reinseriti, hanno capito il male che hanno fatto. Bravo, perché ci sta. Io penso che sia umano sbagliare, questo lo sappiamo. Certo, sbagliare troppo non va bene. Infatti non voglio neanche stare a parlare di cose così brutte come quello che hanno fatto a tuo padre, ecco, senza arrivare a quello. Però insomma, sbagliare capita. Io, cioè, ok, però intendo dire, chi sbaglia paga. Però una volta che ha pagato, basta, è giusto che si torni a lavorare, è giusto che torni ad avere una vita sua, che si possa rifare una famiglia. Però invece stavo pensando, pensa a tuo papà, che qui lo vediamo con voi piccolini, come sarebbe stato contento oggi, perché insomma quello che lui aveva in quegli anni promosso, quello che lui in quegli anni aveva tanto, aveva lavorato per far sì che i detenuti potessero lavorare, bene, diciamo che poi dopo è successo. E qui vediamo un Alberto piccino, quella è tua sorella, giusto? Sì, che Lisa dovrebbe essere collegata, che sta seguendo la tua... Tua sorella, allora la salutiamo. Come si chiama tua sorella? Paola. Ah, Paola, ciao Paola. Te lo chiedo, la tua mamma c'è ancora? La mamma c'è ancora, ha compiuto qualche giorno fa 90 anni. Ah, però! È sempre molto, sai, è una generazione... Mamma ci starà guardando anche lei, quindi sono generazioni forti, perché se non ti ammazzano, è come la faccio rivedere la foto, ma mi spiace anche per te, per tua sorella, ma questo è solo per testimoniare che la cattiveria c'è, ma dobbiamo veramente far di tutto per rimanere compatti. Quello che sta succedendo oggi, abbiamo visto oggi Conte, il governo che sembra precipitare, tutto che non ci piace più. Ma ragazzi, però è inutile ammazzarsi l'uno con l'altro, bisogna trovare il modo di dialogare, di trovare la possibilità di uscire da questa situazione, perché il Covid, come mi dicevi un attimo fa Alberto, che è questa malattia invisibile, anche se ormai di visibile a poco, nelle carceri sta facendo una strage, mi dicevi notizia di oggi. Devo dire che una strage no, Lisa, nel senso che analogamente al mondo che c'è fuori, i contagi aumentano. Però devo dire, ad onore della professionalità
della polizia penitenziaria e dei direttori delle carceri milanesi. Per esempio San Vittore è partito subito, hanno fatto i gazebi con il triage famoso già nel mese di febbraio del 2020. Questo a testimonianza che le tracce del papà hanno creato poi... Hanno portato i frutti. Una scia molto lunga, perché devo dire, anzi, che possiamo essere orgogliosi come milanesi, perché nelle carceri ci sono veramente dei professionisti, ecco. Poi capisco che leggendo i giornali e guardando la TV ci si scoraggia, però Lisa, se noi riprendessimo le biografie... Tanto. Del papà piuttosto che di altre persone che non sono morte per caso, assassinate dai brigatisti rossi, ma proprio perché erano molto bravi, intelligenti e anche molto discreti nel loro lavoro, forse queste biografie ci aiuterebbero ad affrontare i problemi di oggi. Sì, penso che tu abbia, non penso, è sicuramente così, hai ragione. E nel frattempo, però, in tutti questi anni, cosa è successo? Che 3 anni fa hanno dato il nome del tuo papà, appunto, anche al carcere San Vittore. Sì. Questo è stato, diciamo, una bellissima giornata. Lisa, faccio una sottolineatura, diciamo, sì? per nulla polemica, però significativa. L'intitolazione del carcere, così come nel 2013 l'intitolazione di un parco molto bello, ecco, che è questo è un parco cittadino vicinissimo a dove il papà è stato ucciso, dove ancora abita mia mamma. Sì. Siamo in zona, diciamo, Precotto, Crescenzago. Per intenderci, diciamo, in Piazzale Loreto, Viale Monza, un pochino in fondo, è un parco frequentato da tantissime famiglie e da tantissimi bambini. Quindi, che ha ricevuto la medaglia d'oro al merito, tuo padre. Esatto, questo nel 2004 il papà prese la medaglia d'oro al merito civile dal presidente Ciampi, così come nel 2010 il cosiddetto Ambrogino d'oro del Comune di Milano. Ecco, sono riconoscimenti. Ecco, qui siamo, pensa a dove è nato il papà, perché da bravo pugliese, perché siamo esatto, Barletta, nel comune mi pare, di Barletta, sì. Che è questa città della Puglia di quasi 100.000 abitanti. Il papà era nato lì e fecero una bellissima cerimonia di ricordo del papà. Poi il sindaco anche di Barletta venne ad assistere alla intitolazione a San Vittore il 25 ottobre. La ragazza è Paola, è tua sorella, la ragazza. Che... l'allora prefetto di Barletta. Ok. Ecco, no, ti stavo dicendo quindi che bisogna ricordarle, anche se magari con un po' di ritardo, perché l'intitolazione arriva 40 anni dopo, ma noi ne siamo molto orgogliosi, e conservare la memoria anche del papà è per me, per mia sorella, diciamo, un dovere. Anche per tua mamma, certo, ragazzi, ma assolutamente, ma soprattutto per chi ha fatto delle cose così belle, così buoni, così lungimiranti, perché lui già, perché adesso parla di 40 anni fa. 42 anni fa, insomma, sono tanti, 42 anni sono tanti, e oggi, insomma, si percepisce ancora quello che già lui avrebbe voluto divenisse. Quindi, facendo un pochino il sunto, tirando un pochino le fila di tutto quello che ci siamo raccontati, per quanto riguarda le carceri, diciamo che il nord sicuramente, mi dicevi, essere più propositivo, sono regioni dove il carcere sia realmente un posto per reintegrare e non solo dove scontare una pena seduto in una cella. Sì, diciamo che bisogna fare una sottolineatura, Lisa, nel senso che il lavoro in carcere e queste iniziative si sono un pochino affievolite in questi ultimi anni, e questo a me dispiace. Bisogna avere la forza e la tenacia, quindi ti ringrazio doppiamente per avermi interpellato, perché bisogna ricordare
che si è perso un pochino di spinta, diciamo, su queste, perché sai, sono, come sottolineavi tu all'inizio, anche difficili in termini di consenso, no? Accettare, io capisco la reazione, però bisogna insistere proprio perché i risultati sono così evidenti. Ecco, poi Milano più di altre situazioni, il nord è un po' più avanti, ma Milano è più avanti direi anche a livello europeo, per esempio il carcere di San Vittore ha una sezione speciale di detenute donne con bambini compresi in età tra 0 e 3 anni e tra l'altro bisogna riconoscere alla città metropolitana di Milano che assicura nei propri locali questo servizio, ovviamente si tratta di una struttura molto piccola, però è un caso credo unico in, cioè, i bambini, in Europa. I bambini rimangono con le mamme in galera. Esatto, se io arresto la mamma e la mamma ha un bambino e non ha modo di lasciarlo. Da 1 a 3 anni il bambino. Esatto, viene, ecco, sì, sono strutture piccole, ma è. Si gestiscono. Il bambino potrà uscire, cioè nel senso, perché io devo aver visto un servizio a qualche parte che c'erano dei volontari che portavano a spasso il bambino col passeggino. No, la struttura è comunque chiusa, diciamo che non, il personale ad esempio non indossa la divisa. Sì, c'erano ecco, delle situazioni. Ci sono degli spazi un po' più ariosi, più ampi, diciamo, esatto, però la detenzione è assicurata. No? No, per la madre sicuramente, però intendo dire il bambino invece vive una vita il bambino normale. Ecco, poi ci sono diciamo misure un po' più leggere, per esempio per ricevere i genitori, il padre piuttosto che la nonna, ecco, questo è un po'... Comunque un consiglio che do io, amici, amiche, comportiamoci bene, non arriviamo perché è un momento difficile, perché abbiamo bisogno di soldi, perché non sappiamo dove sbattere la testa, i casi sono due, o ti togli la vita o fai qualcosa di poco pulito, cerchiamo invece di trovare una soluzione terza, rivolgiamoci, ci sono delle strutture, anzi a breve però ne riparlerò con un nostro amico, con Calippo, ci sono delle strutture che aiutano chi si sente veramente all'ultima spiaggia, perché forse davvero l'ultima spiaggia è quella dell'idroscalo dove possiamo andare, spero, quest'estate, ma a divertirci, giusto? Alberto, sei d'accordo? È una spiaggia milanese, insomma Milano offre tante opportunità, tra cui anche un bacino unico al mondo, perché Elisa, non ci sono città europee con un lago così bello a pochi chilometri dal centro, ecco, quindi... E infatti io volevo chiudere con qualcosa di un pochino più leggero e tu, essendo stato per anni, fino a pochissimo tempo fa, direttore dell'idroscalo e ricordo, io ci sono stata, c'è proprio un parco, il giardino dei sogni felici, no? Come sì, si chiama? Sì. Ecco, insomma, dove ci sono tutti ancora quei giochi di quando io ero piccolina, insomma, tutto diverso ed è stata tutta ribonificata, la zona, insomma, è veramente diversa. Ultima cosa però, perché mi ricordo tu me l'avessi detta e questa ci tenevo a sottolinearla, ci sono dei carceri di Milano dove ci sono anche dei vice direttori o comunque delle figure femminili proprio nei direttivi? Lisa, io insieme ad altri colleghi appartenenti al nostro genere stiamo progressivamente facendo un passo indietro, nel senso che le donne sono talmente brave che dirigono anche diverse carceri. Se io adesso non la conosco personalmente, però il carcere di Bollate, che è sicuramente il carcere più avanzato sulle forme diciamo alternative di detenzione, è diretto da una donna che si chiama Buccoliero di cognome. Ma noi salutiamo. Ecco, il carcere di Bergamo è diretto da una donna che era, prima di assumere la direzione del carcere di Bergamo, era vice direttrice del carcere di San Vittore, che è la dottoressa Mazzotta, che ho conosciuto e che è sempre stata molto vicino alla nostra famiglia. Ecco, è una donna molto cara. Quindi
analogamente ad altri. E secondo me non è un caso, perché loro si ispirano molto, diciamo, al lavoro del papà, il buon senso, certo, il pragmatismo, il risolvere i problemi, lo stare in mezzo, diciamo, evitando gli estremi, no? Questo è molto femminile, non a caso. Certo, perché noi abbiamo quel lato umano, quel lato più tondo, più cerchio, più emotivo, che voi non avete. Senti, parlando del tuo papà, poi davvero ti lascio andare, io ho letto che appunto le Brigate Rosse avevano rivendicato questo terribile omicidio dicendo delle brutture inenarrabili sul maresciallo, cosa che addirittura i detenuti si sono completamente dissociati da questa cosa, hanno raccolto dei soldi e hanno mandato delle corone da deporre sulla bara del tuo papà. Si sono poi addirittura dimessi dei funzionari del carcere San Vittore, proprio perché non reggevano il fatto che non ci fosse più il maresciallo Francesco Di Cataldo a rappresentarli. Quindi vuol dire così, che lui aveva fatto tante cose, perché poi quando i detenuti fanno non uno, non due, ma 10 passi indietro rispetto a quello che chi nel nome di aveva compiuto un atto così miserabile, che dire? È così Lisa, ma anche alla sera spesso detenuti che erano usciti e avevano scontato la pena venivano a trovare il papà. Io mi ricordo che durante, sì, mentre cenavamo di sera suonava il citofono e venivano un po' ed a era qualcuno. Sì. E io voglio far rivedere la tua famiglia, ecco, in quegli anni lì, quando ancora tutto era possibile e quando invece oggi poi tuo padre ha reso possibile tante cose. Poi io so che tu sei molto riservato, un po' come tuo padre, quindi so che averti qua con me a Celisa mi hai fatto un grande regalo, ma io credo che tu l'abbia fatto anche a tante persone che ricordano, e chi non lo ricorda oggi ha saputo questo. Quindi quando passiamo davanti al carcere San Vittore o davanti al parco e noi guardiamo quella targa, ecco, ricordiamo, pensiamo che quella targa c'è perché qualcuno ha lavorato davvero per il nostro bene. Lisa, Alberto, ti ringrazio tantissimo. No, un saluto anche al caro amico avvocato Calloni, e ti ringrazio molto. Ecco. Ringrazio te, ringrazio tutti quelli che sono stati connessi. E ciao avvocato Calloni, poi veniamo a trovarti, io, Alberto. Un bacio Alberto. Grazie Lisa, grazie mille. Ciao, ciao.